alle foglie la situazione sta un po' migliorando, è servito e serve ancora di più se tutti ascoltano e diciamo rispettano le regole della comunità che lo Stato ha voluto con forza, anche con ammende molto pesanti, e cioè stare a casa. Stare tutti a casa vuol dire che riducono i ricoveri nella terapia intensiva, si riducono i contagiati, si guariscono molti per fortuna, e quindi avremo una situazione di diffusione anche dei tamponi nell'insieme della comunità, e possiamo uscire bene anche in questa settimana di Pasqua. Occorre stare a casa, dire agli amici di stare a casa, non uscire nessuno se non per le strette necessità, una volta ogni tanto in farmacia, nei supermercati, mantenendo almeno un metro di distanza. Noi abbiamo deciso di distribuire tutti i buoni per diciamo 106.000 euro dati dallo Stato, oltre 1,5 milioni di diciamo di contributi annuali che per le spese sociali il Comune affronta dal proprio bilancio. Abbiamo sollecitato le farmacie a tenere le mascherine, domani probabilmente la Giunta deciderà di comprarle, o la Regione deciderà probabilmente anche di darle gratuitamente a una per ogni nucleo familiare. Abbiamo sollecitato i supermercati a portare la spesa il più possibile a casa, e quindi diciamo che se combattiamo tutti insieme vinceremo questa prima battaglia, che è la battaglia per la salute, per la vita, e poi quando saremo usciti tutti insieme, uniti, senza polemiche, con grande coesione della città e della comunità, combatteremo la seconda battaglia, quella per il lavoro, per l'economia, per la crescita, per la ricchezza, combattendola insieme ad altri paesi europei, ad altri paesi del pianeta. Vallefoglia quindi ce la farà se siamo tutti insieme uniti. Combattiamo questa battaglia anche la settimana di Pasqua. La settimana di Pasqua va un forte abbraccio virtuale a tutta la comunità, a tutti i cittadini. Di buone feste di Pasqua, stando tutti a casa.